nuovo scandalo nella vicenda Vital Leaks. Un monsignore in cella e una ex collaboratrice laica del Vaticano sono stati arrestati. Per quest'ultima, invece, è stata rilasciata dopo la collaborazione alle indagini. I contorni della nuova bufera giudiziaria riguarda la fuga di notizie e carte segrete finite in inchieste giornalistiche e in due libri di imminente uscita. Il Vaticano è pronto a mettere in evidenza tutte le opportune azioni giudiziarie e legali, sia nei confronti del Monsignore e della lobbista esperta di comunicazione, che anche delle case editrici che dovrebbero diffondere i libri. È un nuovo bruciante caso a distanza di 3 anni da quello che portò in cella l'ex maggiordomo di Benedetto XVI. Tra i provvedimenti che sono stati approvati nel Consiglio Comunale di Cerignola nel Foggiano di venerdì scorso c'è anche quello del regolamento di polizia urbana. Una cosa che non è piaciuta al capogruppo del Partito Democratico Daniele D'Alessandro, perché mette in evidenza come i locali notturni dovranno spegnere qualsiasi emissione sonora alle ore 24. Una decisione in totale spregio di una legge regionale, ha detto D'Alessandro. Ovviamente, tramite ordinanza, il sindaco potrebbe concedere delle deroghe, speriamo non sulla base di simpatia per questa o per quell'attività commerciale. Con garbo e metodo ho chiesto al primo cittadino di adottare anche le proposte del nostro partito, ma hanno fatto valere i numeri e nulla abbiamo potuto contro i voti della maggioranza. Inoltre, lo stesso D'Alessandro mette in evidenza che il regolamento di polizia urbana del 1932 di allora si è ripetuto esattamente uguale a quello di oggi. Il sindaco ha risposto che in entrambi i casi, la vicenda di un escavatore meccanico non ne sapeva nulla. Nuova bufera per Carlo Tavecchio. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, dopo le sue parole di un anno fa in cui aveva paragonato i giocatori neri come mangiatori di banane, adesso se la prende contro ebrei ed omosessuali. In un'intervista rilasciata a un sito sportivo e rilanciata dal Corriere della Sera, dice su di loro: è meglio tenerli a bada, non bastasse questo. Tavecchio mette in evidenza anche un'altra cosa: io non ho niente contro di loro, ma è meglio tenerli lontani da me. Il sito sportivo, che ha controreplicato dicendo che Tavecchio ha detto delle bugie in merito a ciò che ha difeso, dire di suo, proprio in merito a quella intervista, ha suscitato una valanga di reazioni. Le parole sono state trovate inaccettabili dal numero uno del CONI, Giovanni Malagò, e anche dall'ambasciatore israeliano in Italia. Devo ribadire che, come israeliano, ebreo e parte di un gruppo di minoranza, io non posso accettare parole quali quelle pronunciate dal presidente federale Carlo Tavecchio, e la polemica è destinata ancora a dare nuovi spunti nei prossimi giorni.